un artista ormai conosciuto a livello internazionale che vanta celebri tour in tutta Europa e non solo. Si tratta di Francesco Buzzurro che, ai microfoni di Live Music News, ci racconta quella che è stata la sua recente esperienza nel tour insieme ad Antonella Ruggiero. Il pubblico ha reagito in maniera entusiastica, come quasi sempre accade, insomma, nei miei concerti, perché ormai ho un bel seguito di persone che mi seguono. Di solito con la Ruggiero, nella maggior parte dei casi, mi esibisco in solitudine, cioè chitarra e voce, io e lei, con l'aggiunta della straordinaria armonica di Giuseppe Dici. Ieri sera comunque era a Piana degli Albanesi, era un contesto allargato con una band. C'è una tappa per lei che è stata più significativa di altre? Ma la tappa più significativa non direi, perché ogni concerto ha una sua importanza dal punto di vista della location dove si tiene, dei collaboratori, delle persone con le quali ho la fortuna di condividere il palcoscenico, per cui non direi, ogni volta è un'emozione nuova. C'è sempre quella adrenalina che ti spinge a dare il meglio di te, che di volta in volta rende ogni concerto un'esperienza veramente unica e irripetibile. Dove andrà Francesco Buzzurro in futuro? I fan possono stare tranquilli, ci saranno altri tour o magari in cantiere c'è un progetto tutto nuovo? Allora, il tour prosegue perché nei prossimi giorni sarò in concerto in Irlanda. Avrò un paio di concerti in Irlanda, poi parteciperò al Festival della Chitarra di Amarante in Portogallo e a seguire ci sarà un bellissimo riconoscimento che mi verrà consegnato al Teatro Greco di Taormina come eccellenza siciliana, un premio diciamo alla carriera, ma la cosa che più in questo momento mi crea interesse, che mi acchiappa tra virgolette, e il fatto di realizzare un disco con la London Symphony Orchestra. Carissimi amici di Live Music News.it, grazie per avermi ospitato e seguitemi con interesse. Vi abbraccio tutti, buona musica.